Ciao a tutti ragazzi, io sono Ricky122 e questo è un commentary vecchio stile, da un po' che non ne facevo uno e avevo voglia di farlo, e soprattutto avevo voglia di esprimere un mio parere. Come sapete, come avrete sicuramente visto dai miei vecchi video, ogni tanto mi piace dire un po' la mia sul mondo dei commentary. E il titolo non fa altro che introdurre l'argomento, ovvero tutti vogliono fare tutto. Innanzitutto iniziamo a definire questo tutti. Con tutti voglio dire i nuovi commentatori, quelli che si cimentano in questi periodi, in questo anno dove c'è stato questo boom in Italia del mondo dei commentary, di tutti quelli che vogliono, diciamo, iniziare a fare i commentary. Ho visto i più famosi, diciamo, i più vecchi veterani di YouTube, dello YouTube italiano, e ha detto: ma sì, dai, proviamoci, un po' quello che ho fatto anch'io, insomma. E ovviamente la prima cosa che uno si chiede quando inizia è che stile dovrò utilizzare. Cosa dovrò mostrare, cioè su che gioco voglio focalizzarmi, che tipo di video voglio creare, insomma. E di certo la media si basa su Call of Duty, Battlefield o altri giochi, diciamo, più mainstream, anche se ultimamente Call of Duty sta un po' perdendo quell'utenza principale che aveva qualche anno fa, però comunque rimane uno dei giochi più commentati, ecco. E naturalmente uno che inizia con un gioco, prendiamo come esempio Battlefield, magari inizia a fare un video, due video, tre video, e inizia a farsi 10, 20, 30 iscritti, insomma. E questi iscritti naturalmente sono arrivati perché cercavano video di Battlefield, hanno notato che questo commentatore se la cava e quindi si sono iscritti. Ora, con tutti vogliono fare tutto, arriviamo subito al punto, io intendo quei nuovi iscritti, quei nuovi commentatori che arrivano su YouTube, creano il loro canale, iniziano a fare dei video e iniziano subito a fare 3, 4, 5, 10 video di 10 giochi diversi. Ora, a me sta benissimo, la varietà ormai è richiestissima, tutti vogliono questa varietà, anche se poi sappiamo che spesso non è così ben accetta, però comunque tutti vogliono un po' di varietà, non fa mai male. Il problema, sorge un problema perché c'è un problema, altrimenti non avrei fatto questo video. Il problema è che un nuovo commentatore che inizia con 0 iscritti, o perlomeno inizia con i suoi primi 10-20 iscritti, non può permettersi, è questo il mio pensiero, non può permettersi di fare 10 video di 10 giochi diversi. Ora, lui può fare quello che vuole, io continuo a ripetere che questo è il mio pensiero, però comunque vi porto la mia esperienza, ecco. Se uno inizia come me, ad esempio, a fare video su Battlefield, inizia a crearsi un certo pubblico su Battlefield. Appena fa un video, non so, di COD, di un altro gioco Team Fortress, vuoi, non so, PlanetSide, faccio esempi adesso. E naturalmente vedrà le sue visualizzazioni molto più basse, magari pochissimi commenti, uno, due, sì e no, di quelli più fedeli, e magari pochi mi piace. Vabbè, so che non c'è da, diciamo, scoraggiarsi, però comunque un commentatore che utilizza il suo tempo per fare questo lavoro, si impegna e vuole comunque riscontrare una certa soddisfazione, non la trova, e questo posso affermarlo con certezza, perché comunque quando uno si ritrova a vedere un video e vede che non è visualizzato, comunque un po' ci rimane male, ma non fa niente, si va avanti. Ho detto quello che volevo dire col titolo, cioè il mio consiglio che do ai nuovi commentatori che vogliono iniziare è focalizzatevi su un gioco, iniziate da quello, non so, volete fare Skyrim, fate quello, volete fare Battlefield, fate quello, se volete fare Call of Duty, continuate a fare quello, non prendete altre strade, perché voi volete imitare gente come Albi, gente come Alato, Legolas F90, Ambu o comunque Jimba Network. Ecco, prendiamo come esempio Jimba, che è proprio l'icona della varietà nella community italiana. Ora, Jimba ha un grosso fondamento, diciamo, ha le fondamenta già pronte, cioè è già ben edificata, se vogliamo fare un paragone con l'edilizia. Ha ormai quasi 40.000 iscritti e quindi può permettersi tutta la varietà che vuole. Voi non siete Jimba Network, non siete gente come Albi che ha 40.000 iscritti, voi avete i vostri 100 iscritti, mi ci metto anch'io, io sto arrivando quasi a 1.000, quindi ne approfitto per ringraziarvi tutti. E non possiamo permetterci di fare varietà, io me ne accorgo subito, cioè ho iniziato con Battlefield, i miei iscritti vogliono vedere Battlefield, quando poi non vorranno più vedere me lo chiedono e io passo, però comunque devo continuare a fare Battlefield fino a che non c'è un solido pubblico, si parla di 5.000-10.000 iscritti che chiedono naturalmente più varietà, chiedono altri giochi, chiedono COD, chiedono Assassin's Creed, chiedono PlanetSide e chiedono altri giochi, insomma. Però, ecco, il mio consiglio di questo video è un consiglio singolare per chi inizia. È seguite la vostra strada di commentatore
e mandatela avanti, portatela avanti. Poi, appena avrete un pelo di successo, insomma, se sarete davvero bravi e crescerete a tal punto, potrete permettervi tutta la varietà che vorrete. Però il mio consiglio proprio spensierato è che vi consiglio di comunque mantenere un certo, diciamo, una certa strada da seguire. Perché poi se tutti ci mettiamo a fare tutto, cioè, io adesso da domani inizio a fare Skyrim, inizio a fare COD, dopo tutti fanno tutto, come si ritorna al titolo del video. Se tutti fanno tutto, cioè, per che cosa verrete riconosciuti? Se un giorno, ecco, facciamo i gasati, no? Un giorno sentirò dire, non so, Ricky 121 è un figo, iscriviti! E il suo amico gli chiede, ma per cosa mi devo iscrivere? Che video fa? E fa tutto! E vabbè, anche Albi fa tutto, anche Jimba fa tutto, chi se ne frega, uno in più, uno in meno, ma è bravo, vabbè, ma chi se ne frega? Se invece uno gli dice, fa Battlefield, cazzo, Battlefield mi piace, vado là e vado a vedere. E potrebbe essere anche un motivo in più per andare a vedere, perché se ci pensiamo, se tutti fanno tutto, alla fine ci sono altri migliaia di commentatori che fanno tanti giochi, cioè non c'è bisogno di averne uno in più o uno in meno. Per quanto possa essere bravo, la gente dopo un po' inizia a perdere la voglia di iscriversi a 200 persone. Io, perlomeno io, non ho tanta voglia di iscrivermi a tanta gente, mi iscrivo a quei 30-40 che mi piacciono i migliori, ecco, e seguo quelli, già è difficile seguire quei pochi, quindi figuriamoci tanti altri. Quindi concludo questo video con ripetere il consiglio, ecco, cercate di distinguervi per un gioco, per un vostro modo di essere, per un vostro modo di commentare. E sicuramente verrete conosciuti, sicuramente poi potrete permettervi tutta la varietà che vorrete, perché sono sicuro che anche voi volete fare la varietà, non c'è nessun problema, però vi consiglio di aspettare e di pazientare. Prima create le fondamenta e poi costruite il resto. E quindi posso concludere questo video. Mi raccomando, vedo che Weapons of Battlefield vi sta piacendo, sono contentissimo. Adesso mi sono preso una piccola pausa e penso che rinizierò appena posso a fare il terzo episodio, perché comunque vedo che piace e comunque, per tornare al discorso, potrei anche distinguermi per questa serie, sono molto contento, sono decisamente contento. Niente, io non mi resta che ringraziarvi ancora perché stiamo per arrivare a 1000 iscritti e sono contentissimo. E niente, vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao ciao!